Il 676 è l'ultimo degli emendamenti che presento e in questo caso la spesa è sicuramente più importante, però non proibitiva. 100.000 euro per essere coerenti con le decisioni che questo Consiglio provinciale ha assunto all'unanimità, perché parliamo delle case dell'acqua. È stata una delle prime mozioni che ho avuto l'onore di presentare in questo Consiglio, mozione che aveva trovato la condivisione anche da parte delle forze di maggioranza, mozione che aveva ricevuto anche un emendamento accolto favorevolmente da noi, emendamento presentato dal gruppo della Lega Nord, e mozione che chiede però di essere attuata, non può rimanere solo sulla carta e come buona intenzione, buon principio politico espresso dal Consiglio, deve poi trovare attuazione concreta. E quindi mettere a bilancio 100.000 euro per la promozione, la costituzione e la valorizzazione delle case dell'acqua è un segnale di coerenza che si chiede a questo Consiglio. Dirò di più, le case dell'acqua già sono, come dire, elementi importanti, ma è significativo che non ve ne siano nella città capoluogo e più importante, quindi la città di Milano. E questo è un rimprovero che facciamo a chi sta governando il comune di Milano, che non si ricorda di questo bene così importante e delle opportunità che si possono portare avanti, ad esempio, appunto, mettendo sul territorio magari una per ogni zona delle case dell'acqua. Noi siamo la provincia, noi ci occuperemmo ovviamente di più, con maggiore attenzione, visto che il Comune di Milano i soldi per fare le case dell'acqua ce l'ha, e ci occupiamo del territorio circostante, il territorio della provincia. Ci auguriamo che quelle forze politiche che hanno votato a favore di quella mozione oggi siano coerenti con le volontà politiche espresse allora. Grazie.